Buonasera, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca. Un incidente tra due auto avvenuto ieri sera nel quartiere Tortaia di Arezzo. È grave uno dei due ragazzi rimasti coinvolti nello schianto avvenuto ieri sera lungo via Vittorio Alfieri. Si tratta di un ventenne albanese che si trova attualmente in prognosi riservata all'ospedale San Donato di Arezzo. I due mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro. Non è chiara la dinamica dell'accaduto. Gli inquirenti stanno valutando le testimonianze e proveranno a visionare eventuali filmati di telecamere della zona. Al momento sembrerebbe acclarato solo il contatto fra i due mezzi. Una Fiat Panda scura guidata da un 31enne italiano residente ad Arezzo e una Peugeot grigia metallizzata guidata dal 20enne albanese. Sarebbe stata questa macchina l'ultima a seguire la Panda e poi l'impatto. Dopo l'urto la Panda avrebbe abbattuto le barriere di sicurezza a bordo carreggiata per poi finire in una aiuola contro una siepe. La Peugeot invece avrebbe terminato la sua corsa contro un tronco di un albero, un pino. Il ragazzo italiano, a differenza dell'altro, ha riportato solo ferite lievi. Era il 2 marzo del 2003 quando Emanuele Petri venne ucciso per mano delle Nuove Brigate Rosse. A 20 anni da quella drammatica mattina a Castiglion Fiorentino, le celebrazioni per ricordare il sacrificio estremo dell'agente. Presente anche il capo della polizia Lamberto Giannini e il sottosegretario all'interno Nicola Molteni. Chiara Sadotti. Mi ricordo che era tutta una mattinata strana, tutti cercavano Emanuele, Emanuele invece era al lavoro, io sapevo che era al lavoro. Piano piano ho preso coscienza di quello che era successo e sono arrivata ad Arezzo, all'ospedale, davanti all'obitorio e ho visto un carro funebre e mi sono resa conto che Emanuele non l'avrei rivisto vivo. Sono passati ormai 20 anni da quella tragica mattina nella quale Emanuele Petri perse la vita sul regionale Roma-Firenze. Come ogni anno, il comune di Castiglion Fiorentino ha ricordato il sacrificio del sovrintendente della polizia ferroviaria con la deposizione di una corona d'alloro in piazza Emanuele Petri proprio di fronte alla stazione. Era una domenica, quel 2 marzo 2003, poco dopo la fermata di Camucia, Petri assieme ai colleghi Fortunato e Di Fronzo chiesero generalità ad un uomo e una donna a bordo di un vagone. Erano Nadia Lioce e Mario Galesi che viaggiavano con documenti falsi. Si insospettiscono, c'è quella reazione. Perde la vita Emanuele Petri, il collega Fortunato viene ferito, ma si riesce a catturare due pericolosissimi brigatisti, i capi delle Nuove BR. Avevano assassinato il professor D'Antona e il professor Biagi, e quel giorno segna una svolta investigativa perché poi vengono raccolti dei dati che consentiranno proprio la disarticolazione completa delle BR. Nadia Lioce da allora è in carcere in regime di 41 bis. Sentimenti non li provo, ho fatto un percorso mio di vita e non odio nessuno, non so soltanto che chi sbaglia deve pagare, perché quando si sbaglia bisogna anche pagarne le conseguenze. Oggi si ricorda Emanuele Petri, il suo gesto eroico, ma è anche una giornata per riflettere sui nuovi allarmi. Sì, riaffermiamo che lo Stato c'è, che lo Stato non fa passi indietro, che lo Stato non arretra, che lo Stato non si fa intimidire, intimorire da chi pensa di mettere in discussione i principi democratici del nostro paese. La famiglia Petri e l'associazione Emanuele Petri hanno infine donato un defibrillatore alla casa circondariale di Arezzo. Subito dopo la morte di Petri furono proprio alcuni detenuti a scrivere un messaggio di vicinanza alla famiglia. Ed hanno contribuito alla donazione del DAE, il defibrillatore alla casa circondariale di Arezzo, anche Sapra e il centro chirurgico toscano. Il direttore generale di quest'ultimo ha trascorso parte della sua infanzia proprio con Emanuele Petri. Sentiamo le sue parole e il suo ricordo a testimonianza. Greta Settimelli. A volte le coincidenze però ci lasciano senza parole. Proprio ieri abbiamo saputo che Stefano e Gabriele Tenti, in rappresentanza del Centro Chirurgico Toscano e della Sabra di Arezzo, hanno collaborato con la famiglia Petri consentendo l'acquisto anche di un elettrocardiografo di ultima generazione, elevando così ai massimi livelli la cardioprotezione dell'Istituto Aretino. Non sapevamo di questa storia personale che lo legava alla famiglia Petri. A Emanuele Petri, più che mi lega, eravamo
credo che anche lui sia del 1955 come me, perché me lo ricordo coetaneo intorno alla chiesa di Saione da bambini e poi ovviamente perso di vista per tanti anni e l'ho ritrovato la sua faccia sui giornali del 2 marzo del 2003 quando fu ucciso qui davanti. Ecco, voi avete supportato la famiglia in questa donazione? Sì, una piccola cosa, la famiglia ha pensato di donare ai detenuti al carcere di Arezzo un defibrillatore e una macchina per fare gli elettrocardiogrammi. Per quel poco che abbiamo potuto abbiamo contribuito anche noi con piacere. Quindi insomma rimane un po' un segno, no? Anche in questa vicenda. Sì, noi assolutamente ci siamo sentiti, ci sentiamo onorati e siamo assolutamente felici di essere stati coinvolti in questa iniziativa. Mi sono permessa di chiedere al sottosegretario Molteni che insomma l'educazione civica entri nelle scuole, perché i nostri ragazzi sanno benissimo la storia dell'Impero Romano, ma probabilmente non sanno, non tutti, chi era Emanuele Petri come tanti altri eroi, insomma. Beh, voi lo state facendo. Sì, noi lo stiamo facendo, non come centro chirurgico, un'associazione di Arezzo cittadina che si chiama Tratevere Arno, della quale faccio parte anch'io. Abbiamo chiesto e ottenuto dal provveditore, dal dirigente scolastico provinciale, come oggi si chiama, di tenere delle lezioni, relazioni, conferenze, una al mese da 2 anni oramai, in tutte le scuole superiori della provincia di Arezzo, che la vostra emittente riprende e in diretta sui social e poi in differita nella programmazione normale, ritrasmette sia alle altre scuole che la volessero seguire in diretta, sia a chiunque potesse seguirle. L'educazione civica è questa, è Emanuele Petri che purtroppo sacrifica la sua vita in nome di ideali che, se studio appena appena un po' di educazione civica, probabilmente conosci meglio. Altrimenti sai che questo Petri, poveretto, è morto, ma perché? Sarà il giudice Claudio Lara a valutare il caso di un uomo 69enne a cui è stato amputato il glande, ovvero la parte terminale del pene, a seguito della sospetta presenza di un tumore. L'operazione chirurgica venne eseguita nel novembre 2018 all'ospedale San Donato di Arezzo da un medico che potrebbe andare a processo con l'accusa di lesioni gravissime, perché in realtà il tumore non ci sarebbe stato secondo gli esami istologici eseguiti successivamente. In aula sarà discusso il prossimo 9 marzo l'accaduto con gli avvocati del paziente Antonino Belardo, Roberto e Gianmarco Bianchi. La procura aretina aveva concluso per l'archiviazione, ma i legali si sono opposti e il procedimento penale andrà avanti. Dopo una visita del medico curante, l'uomo si era rivolto a uno specialista in urologia che ha deciso di operare in urgenza. Dall'intervento chirurgico avvenuto ormai quasi 5 anni fa, il paziente non può avere più rapporti sessuali né urinare in posizione eretta. Secondo i legali bisognava valutare con accuratezza il da farsi piuttosto che procedere con l'operazione d'urgenza. Nella primavera del 2019 alcune analisi hanno infatti chiarito che il paziente era affetto da un'infezione da sifilide che è stata poi opportunamente curata con antibiotici. Contro i cibi sintetici e gli alimenti confezionati in laboratorio, CIA Arezzo lancia una nuova iniziativa per valorizzare gli allevamenti della provincia aretina. Stalle aperte per testimoniare il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente. Greta Settimelli. In tempi di farina di grillo e latte di mucca prodotto senza la mucca, la decisione è di una fabbrica della Danimarca, le aziende agricole e gli allevatori associati a CIA Arezzo non ci stanno e rispondono spalancando le porte delle loro fattorie. Sicuramente quando si parla di allevamento spesso si accendono tanti campanelli di allarme, perché spesso gli allevatori sono imputati come coloro che hanno poco rispetto dell'ambiente e hanno degli indici
di fattori inquinanti importanti. Allevamenti come questi invece, dove si ha un basso numero di capi, dove non si alleva solo in maniera intensiva all'interno delle stalle, ma si permette anche ai capi di poter stare all'aperto nei pascoli, sicuramente ha un approccio, un atteggiamento molto più sostenibile verso l'ambiente in cui appunto le aziende agricole risiedono. Qui siamo nel cuore del Casentino, un'azienda a conduzione familiare avviata dai genitori, ai quali strada facendo si sono affiancati anche i due figli, la prima ad aderire alla iniziativa Stalle Aperte, promosse da CIA Arezzo. E oltre che il lavoro è anche una passione, insomma, a me soprattutto la campagna, il lavoro con i trattori e con gli animali mi è sempre piaciuto e quindi ho deciso di continuare. E poi diciamo facciamo una scelta ad agricoltura sostenibile, biologica, dove non si fa una monocultura ma si utilizzano rotazioni di foraggi, cereali e leguminose in modo da ridurre al minimo le concimazioni e l'utilizzo di sostanze chimiche proibito nel biologico. E niente, penso che questo sia importante per l'agricoltura del domani. Noi siamo biologici ormai dal 92, anche prima, ma dal 92 quando è uscita la legge del biologico, e per noi è, secondo me, è fondamentale il fatto di essere biologici, perché garantisce sia il non inquinare i terreni sia il benessere degli animali. E in più da qualche anno facciamo anche il latte fieno, abbiamo deciso di mandare i nostri animali al pascolo il più possibile, sia quelli che mungiamo che quelli che ingrassiamo per fare la carne, e appunto aderendo a questo disciplinare latte fieno STG garantiamo che l'80% minimo di alimenti che mangiano i nostri animali sono fieno o erba, e questo è importante perché i bovini sono ruminanti e è giusto secondo noi che mangino principalmente vegetali. Poi la piccola parte di integrazione di cereali abbiamo deciso di produrli direttamente nella nostra azienda per anche qui non intaccare, cioè fare un'azienda a ciclo chiuso, quindi non acquistare dall'esterno. A parità di animale, un animale che si alimenta convenzionalmente, per dire una vacca dal latte che produce 40-50 litri, alimentata convenzionalmente, la nostra alimentata biologica al latte fieno ne produce 20 al giorno, quindi c'è proprio una grande differenza anche di produzione. Questa per forza lo devi far passare, devi comunque comunicarla al consumatore, perché non potresti se no realizzare, cioè se lo vendi a poco non sarebbe sostenibile la nostra attività, ecco, devi comunque arrivare direttamente a chi la mangia poi le cose. E questa mattina è stata inaugurata l'aula con insonorizzazione realizzata nella scuola primaria Maria Consolatrice, con la finalità di favorire l'acustica per i bambini colpiti da sordità. Vediamo il servizio. Check prova 1, 2, 3. Un'aula insonorizzata per favorire l'acustica ai bambini che indossano un impianto cocleare e che quindi riscontrano maggiori difficoltà di udito in situazioni di brusio, ma non solo. È stata realizzata nella scuola primaria Maria Consolatrice grazie a risorse pubbliche e private. Abbiamo in classe seconda due bambini ipoacusici e quindi diciamo lo stimolo, l'esigenza ci è stata manifestata da questi genitori intelligenti e illuminati. La scuola si è subito resa parte attiva nel fare questo intervento e si è rivolta questa volta alle strutture e alle diciamo istituzioni che potevano darci una mano. Sappiamo quali sono le vere esigenze che comunque un bambino ipoacusico ha. Poi chiaramente in realtà è stato, diciamo, nella prospettiva comunque di rendere l'aula migliore dal punto di vista acustico anche per gli altri bambini, perché ci sono studi contemporanei che dimostrano chiaramente che comunque quando, diciamo, si mettono i pannelli fonoassorbenti
infatti l'aula in qualche modo rende molto più confortevole i suoni, anzi abbassa proprio il rumore. La nuova aula favorisce la comunicazione tra docenti ed allievi, un ambiente dove ci sono le condizioni ottimali per la trasmissione di messaggi vocali e apprendimento. Riusciamo a determinare certi valori acustici facendo sì che il pannello riesca a migliorare l'acustica interna. Il bambino ovviamente è meno distratto, a fine lezione ha meno mal di testa e riesce a capire, a seguire le istruzioni e tutto quello che viene richiesto. Il progetto sarà presto esteso anche ad altre classi. Questa esperienza verrà amplificata intanto per un'altra classe dentro questa scuola. Abbiamo deciso di provare a fare un meccanismo molto anglosassone, che è quello di mobilitare la comunità, e laddove la comunità ovviamente non arriva ci saranno le istituzioni, ma è anche un meccanismo che vorremmo moltiplicare. Si avvicina la festa dell'8 marzo, festa della donna, tante le iniziative organizzate dal Comune di Arezzo per celebrare questa giornata, dall'illuminazione della statua di Guido Monaco agli spettacoli su personaggi femminili. Sentiamo. Da Guido Monaco, illuminato in segno di solidarietà alle donne afghane ed iraniane, agli appuntamenti con il teatro e la sensibilizzazione, Arezzo si prepara così alle celebrazioni dell'8 marzo con un ricco calendario. Si parte da un gesto simbolico coerentemente con il dispositivo della mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale: verrà illuminato di giallo nella sera di mercoledì 8 marzo il monumento cittadino, previsto poi in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti della donna. Un doppio appuntamento: alle 18 a Palazzo Albergotti arrivano le donne di Shakespeare, poi alle 21 al Teatro Petrarca il trio vocale Le Signorine presenterà un caffè con i cantautori, ancora al Teatro Petrarca poi un nuovo appuntamento mercoledì 15 marzo alle 21. L'arrivo ad Arezzo di Chiara Francini in una commedia ormai che è diventato un classico, che è Coppia Aperta Quasi Spalancata, che seppure in maniera, come posso dire, ironica, ma affronta dei temi che sicuramente hanno a che fare con la differenza di genere e la percezione di che cosa può fare un uomo e che cosa può fare una donna. Tutti gli spettacoli sono assolutamente gratuiti, però è obbligatoria la prenotazione, anche perché ci aspettiamo appunto molta gente. Una serie di docufilm verranno proiettati nei prossimi giorni nell'Aretino. La nostra città è una delle numerosissime tappe italiane che queste pellicole stanno toccando. Il primo, dal titolo Invisibili di Paolo Cassina, sarà presente in sala ed è un film inchiesta sulle reazioni avverse da trattamenti sanitari, e sarà proiettato all'Auditorium Aldo Ducci in sala Montetini in via Cesarpino ad Arezzo martedì 14 marzo alle 20:30. Invisibili sarà preceduto il 3 marzo, quindi domani, alle 20:45 nella stessa sala dal film L'Urlo, schiavi in cambio di petrolio di Michelangelo Severgnini. Il documentario è stato girato in Libia, luogo della tratta dei migranti e del petrolio divenuto terra di nessuno. I registi proporranno in queste occasioni un dibattito con i presenti. Rimaniamo in tema di spettacolo, perché a Teatro Virginia di Arezzo, omaggio ad Edith Piaf nel 60° anniversario della sua scomparsa con uno spettacolo speciale. Chiara Sadotti. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Le sue canzoni raccontano sicuramente la vita degli umili, di gente mesta, problemi, racconta storie di persone sconosciute e soprattutto le loro difficoltà nel sopravvivere. Un omaggio a Edith Piaf nel 60° anniversario della sua scomparsa. Al Teatro Virginia di Arezzo, in scena Edith Piaf, C'est moi, lo spettacolo musico-narrante di e con Rosette Sandroni. Innanzitutto, va bene, la canzone più rappresentativa e più famosa di Edith Piaf è La Vie en Rose, ovviamente. Però non ci sarà solo La Vie en Rose, ci saranno anche altre canzoni, tra cui Milor, piuttosto che Mon Manège à moi, o l'accordeoniste ad esempio, poi la sua canzone è anche l'Hymne à l'amour, che è una canzone
che parla d'amore, la grande parola a cui era molto molto legata Edith. E poi ci sarà sul finale l'ultima sua canzone, Non je ne regrette rien. Non je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi. E ha fatto tappa a Cortona il Mercante di Venezia della compagnia teatrale Innuendo. Si tratta del primo adattamento musicale del testo di Shakespeare, un vero e proprio inedito adatto a tutte le età. Edoardo Carrai. Una compagnia nata circa 10 anni fa e da allora abbiamo messo in scena diversi musical, quasi tutti a tema letterale. Siamo passati dal letterario, siamo passati dal Mercante di Venezia, ma prima di questo abbiamo fatto il Fantasma dell'Opera e L'Uomo che ride di Victor Hugo e Il Conte di Montecristo, quindi diciamo sempre prendendo ispirazione da temi della letteratura. Abbiamo preso in modo molto rispettoso il testo, ma abbiamo anche lavorato su delle parti che nel testo vengono non raccontate. Faccio un esempio su tutti: il momento in cui Shylock viene invitato alla famosa festa come diversivo per permettere il rapimento della figlia Jessica, e non viene raccontato nell'opera. Noi invece siamo andati anche a scavare in quelle scene che vengono dette, ma non effettivamente poi narrate dalla pièce originale. Temo che diate troppa importanza alle cose del mondo, vi trovo assai cambiato e giù di morale. Graziano, prendo il mondo per quello che è, un palcoscenico, dove ciascuno recita propria parte, e quella mia è triste. E allora la mia parte sia quella del buffone che allieta le giornate col vino e le battute, che scatta i vostri popoli col suono della voce. Il Mercante di Venezia nasce come una commedia e il personaggio di Shylock nasce come la macchietta dell'usuraio ebreo che giustamente viene bastonato poi nella trama. Cambiando la sensibilità ha acquisito sempre più tratti drammatici, che sono quelli che oggi ritroviamo sul palcoscenico quando un attore interpreta questo personaggio. Un musical che si rispetti ha bisogno di una grande coreografia. È così? È così, è un elemento fondamentale come tutti gli altri dello spettacolo, dal cantato fino alla recitazione. La danza è quello che chiude il cerchio di solito, è quello che sottolinea anche l'importanza di certi momenti. Spero non vi dispiace il colorito della mia pelle. Tutte le opere di Shakespeare sono complesse e hanno un'evoluzione dei personaggi sempre molto interessante e completa. Il Mercante di Venezia non ne è da meno, ovviamente, quindi anzi abbiamo uno dei personaggi iconici del panorama femminile di Shakespeare, forse il più importante anche per astuzia e intelligenza, che è il personaggio di Porzia. E passiamo allo sport calcio con l'Arezzo, perché domenica 5 marzo si disputerà la 26esima giornata di campionato di Serie D Girone A. Al Comunale, a partire dalle 14:30, sarà in scena l'Arezzo contro il Città di Castello, partita dove ci sarà probabilmente in tribuna anche l'ex presidente Piero Mancini, 10 anni sotto la sua gestione dal 2010, l'ex presidente Amaranto dalla scorsa estate fa parte però del CDA del club Tifernate, quindi domenica per la prima volta potrebbe sedersi in tribuna da avversario.
Parliamo invece della trasferta di Livorno, perché si giocherà poi domenica 12, è stata ufficialmente autorizzata dall'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive per quanto riguarda la presenza dei tifosi ospiti, quindi quelli aretini. A quanto emerge dal verbale della riunione che si è svolta ieri, l'autorità di pubblica sicurezza, dopo aver attribuito alla partita del Picchi un profilo di rischio, hanno suggerito la vendita dei tagliandi in provincia di Arezzo esclusivamente per il settore ospiti, l'impiego adeguato di un numero di steward ed il rafforzamento del servizio delle attività di filtraggio e prefiltraggio. Ricordiamo che all'andata il derby, che portò 4.500 persone sugli spalti, fu preceduto e seguito da alcuni tafferugli tra opposte tifoserie. Ci furono auto in sosta danneggiate, lunotti in frantumi prima della partita, e a fine gara invece tre pullman e le auto degli ospiti furono fatti circolare davanti al bar situato in viale Gramsci, dove si ritrovano solitamente i tifosi dell'Arezzo. Volarono sassi, bottiglie, monete e accendini. Nella circostanza fu fermato un tifoso aretino per lancio di oggetti e un poliziotto contuso con prognosi di 7 giorni. E concludiamo con una notizia di sport, sì, ma anche di solidarietà. Continua con successo l'iniziativa che mette in risalto lo sport per tutti. Si è disputata infatti la terza giornata del campionato per ragazzi speciali organizzato dalla WISP in collaborazione con il comune di Marciano della Chiana. Vediamo. Si è svolta da pochi giorni la terza giornata valevole per il campionato Special Futsal di calcio a 5 2022-2023 organizzata dal Comitato Provinciale WISP in collaborazione con il Comune di Marciano della Chiana, che come sempre ha messo a disposizione l'impianto del Palazzetto dello Sport. In campo sono scesi utenti speciali con disagio psichico insieme agli operatori e volontari del terzo settore. 5 le squadre partecipanti che si sono affrontate in un girone completo all'italiana. Cla Electra di Arezzo, che si è aggiudicata il primo posto, Pionta DSM di Arezzo, che è arrivato secondo, Tallone d'Achille di Bibbiena, terzo, Cam di Cortona, quarto, e Arcadia di Terranuova Bracciolini, quinta. Nelle prime 2 giornate avevano predominato Pionta ed Arcadia, un campionato speciale in perfetto equilibrio che si concluderà a fine primavera. Prossimo appuntamento sempre a Marciano, il prossimo 20 marzo. E questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, a voi tutti una buona serata con i programmi di Arezzo TV.